Bentrovati a Fatti e Opinioni. Spesso abbiamo parlato in questa rubrica di temi, di vicende, raccontato storie che attengono anche ai molti dubbi che suscita a volte l'amministrazione della giustizia, ma complessivamente anche la compatibilità tra a volte il comportamento di persone integre, integerrime e inflessibili dinanzi anche al contesto complessivo e al modus operandi dentro la cosa pubblica. Tante storie che abbiamo raccontato, oggi ve ne proponiamo un'altra con Walter Cavanna, che ringraziamo per essere qui con noi. Walter Cavanna è emiliano del Piacentino, mi pare trapiantato da lungo tempo a Vittoria, e per i fatti che ci racconterà, ex, ormai appunto in pensione, responsabile della direzione mercati del comune di Vittoria. Infatti la sua biografia professionale è quella di un ispettore di polizia locale, poi però è passato nei quadri amministrativi e ad un certo momento, mi pare nel 2012, 2012, sì. il comune di Vittoria lo ha nominato responsabile della direzione mercati, insomma, come si potrebbe dire anche direttore del mercato di Vittoria, Sì, così diciamo tra virgolette perché mi chiamavano così, ma in nel effetti ero il linguaggio responsabile. convenzionale. Questo dal 2012, dopodiché poi nel 2015, ci par di capire, avendo letto anche gli atti così della storia che la riguardano, comincia un po' la storia che, lo possiamo già anticipare almeno nella premessa per la lettura dei fatti che abbiamo fatto noi, la porta ad essere un po', cioè, vittima di un modo molto discutibile di gestire la cosa pubblica e ancora di più vittima di un probabile caso di ingiustizia giudiziaria rispetto alla duplice veste che si è trovato ad avere di indagato prima e poi riparte offesa in una vicenda grave, nella quale però almeno finora non ha potuto avere, come dire, la sanzione corretta dell'accertamento della verità rispetto a quella che con ogni probabilità era una calunnia nei suoi confronti come atto ritorsivo rispetto alla sua condotta lineare. Non so Sì, se possa essere così chiara è questa stato. definizione, però intanto adesso cerchiamo, ovviamente senza poter avere il tempo di rappresentare molti dettagli, non perché non ce ne abbia il tempo, ma perché ovviamente dobbiamo fare in modo che chi ci segue possa afferrare gli elementi essenziali della vicenda. Allora, io ho fatto questa disordinata premessa, lei ci racconti questo fatto che parte nel 2015. Allora, praticamente a marzo del 2015 fu bandito un concorso per l'assegnazione di 6 box al mercato che erano vuoti, erano da assegnare. Si sviluppò tutta la procedura concorsuale, fu fatto il regolamento del concorso, furono assegnate le norme, le basi per i vari punteggi e parteciparono 35 ditte. Fui nominato segretario verbalizzante della commissione esaminatrice e in più RUP del procedimento, responsabile unico del procedimento. Fecemo molte riunioni nel mio ufficio, nella sede della Direzione Mercati del Comune di Vittoria, che ribadisco è una sede che è stata ricavata da un'ex banca e quindi ha vetri blindati all'ingresso e inferriate sulle finestre all'esterno. Abbiamo fatto quasi tutta la procedura perché i box bisognava assegnarli entro il 31 dicembre del 2015. Per vicende che ho provveduto già a segnalare, ma delle quali non parlo oggi, nel gennaio 2016 la commissione, prima ancora di designare gli eventuali vincitori, si dimise perché il giorno 8 di dicembre, l'Immacolata Concezione pare sia l'8, ricevemmo tutti una telefonata, la commissione e anche io, che ripeto, io facevo l'ispettore di polizia municipale, so valutare determinate cose, che diceva a grandi linee attenzione a come si fa la graduatoria perché conosciamo i fatti, una cosa del genere. Non la ritenevo minatoria io da questo punto di vista, anche perché ho un carattere piuttosto esuberante da questo punto di vista, non temo questo tipo A di lei non è discorsi. sembrata una minaccia, No, ma assolutamente per altri è stato un fatto che ha giustificato la scelta di no. azzerare tutto Hanno e di azzerato, bloccare sono tutto. dimessi tutti praticamente e sono decaduto anche io da questo punto di vista come segretario verbalizzante. Nel 2016 ci furono le elezioni per il nuovo sindaco, venne eletto Giovanni Il 5 Moscato. giugno 2016. Perfetto. E io praticamente il 10 giugno circa, con una telefonata, fui sollevato dalla direzione mercati perché avevo anche il ruolo di amministratore di sistema del Comune di Vittoria, mi occupavo di tutti i collegamenti informatici, la rete e tutto il resto.
Il sindaco mi disse: Walter, senti, qua la rete sta andando un po' a rotoli, lascia perdere quello e vieni a sistemare questo discorso. E passai allo sviluppo economico, quindi negli uffici che c'erano vicino Palazzo Jacopo. Del bando e della commissione praticamente non si seppe più nulla per un paio d'anni, perché la commissione aveva fatto richiesta al ministero, non mi ricordo quale, che doveva fare una nuova commissione, si doveva bandirla al ministero, passarono 2 anni senza nulla fare. Io tra l'altro lasciai tutti gli incartamenti chiusi a chiave nell'armadio dell'ufficio della direzione dei mercati. Venni sostituito a settembre del 2016, quando io me ne andai, da un collega che dai vigili urbani passò anche lui amministrativamente e prese il mio ruolo, la mia funzione. Dopodiché alcuni partecipanti alla gara, quella dei 6 box, fecero ricorso al TAR e nel mar... Sì, perché in effetti c'era stata questa procedura azzerata, ma senza una motivazione, praticamente rimase, con dei legittimi interessi tutto, che erano nati in capo ai partecipanti. Rimase tutto in un limbo praticamente. Certo. Fecero ricorso al TAR e il TAR diede la loro ragione e a fine di marzo del 2018 intimò al Comune di Vittoria di riaprire il concorso, esaminare il tutto e assegnare i 6 box agli eventuali vincitori entro il 30 aprile. Si fece una nuova commissione di cui io non feci più parte. Il segretario verbalizzante di quella commissione fu il collega che mi sostituì alla direzione mercati e... Quindi entro il 30 aprile bisognava assegnare i box. Il 23 aprile la prima commissione si riunisce e mi chiede con una lettera le carte della precedente commissione, dal precedente esame. Consegno tutto, do un foglio, consegno tutto, me ne torno in ufficio. Il 24 aprile mi si reitera la richiesta chiedendomi di accertare la perfetta conservazione delle carte conservate presso l'ufficio. Quindi un'attestazione sulla integrità, della documentazione che lei aveva lasciato nell'armadio nell'ufficio quando avvenne il passaggio delle consegne. Perfetto. Scrivo un'altra lettera dicendo che io fino a giugno del 2016, quando ero lì, confermo la perfetta conservazione di tutti i documenti chiusi all'interno dell'armadio, chiusa a chiave, la cui chiave è stata data al mio successore, l'ho lasciato in ufficio, è rimasta lì. Ripeto, l'ufficio è un ufficio che deriva da una banca, non furono segnalati furti, scassi, eccetera, eccetera. Consegno questa lettera, comunicazione, brevi mano, alla commissione riunita, che era il 26 aprile del 2018, e me ne vado. Il 5 maggio mi chiama un carissimo amico mio del mercato, mi fa: direttore, perché mi chiamavano direttore, dice: ma perché non le ha volute consegnare le carte? Ma di che cosa stai parlando, scusa? Dice: qua c'è un atto pubblicato sul sito del comune in cui c'è scritto che lei non ha voluto consegnare le carte, per cui la commissione non è in grado di svolgere quello che deve svolgere. Vado sul sito del comune e trovo il verbale numero 4 del 26 aprile, mentre quando io avevo consegnato quella comunicazione, la commissione era lì riunita, in cui il collega che mi ha sostituito, lo chiamo collega perché non voglio usare altri termini, dichiarò che io mi ero rifiutato di dargli le carte. C'è un trafiletto scritto così, in cui nonostante io fossi stato invitato, io me ne ero andato e avevo lasciato le carte sul tavolo. Assolutamente non era vero nulla. La prima cosa che feci quando ho letto questa carta... Quindi comunque questa verbalizzazione accade in pratica nello stesso momento in cui lei effettivamente ha invece consegnato tutto. Sì, io ho consegnato dicendo tutto. La seconda lettera che gli ho dato io era quello, quindi, che gli dicevo che la carta era perfettamente conservata. C'è un ribaltamento della verità, sì, in questo verbale. Ma non solo, dottor Renato. La commissione si è riunita alle 16 di quel giorno. È un verbale di 4 pagine di commissione con una dichiarazione resa spontanea, perché immagino l'abbia resa in quel momento, è stato letto, confermato e sottoscritto alle 16:15. Quindi era già tutto preparato? Non lo dico io. No, no, vabbè. Però 4 pagine, io non riesco a scriverle in 15 minuti. La libertà di pensiero e di osservazione critica ancora ce l'abbiamo. Sì, cioè, difatti, ripeto, gli orari sono quelli, lo feci notare anche in questura. Lo chiamo al telefono. Gli dico: scusa, ma perché hai fatto una cosa del genere? Ma non ti preoccupare, il concorso deve morire, è morto, qui, là, ma i documenti me li hai dati? Sì, quindi mi conferma.
E il collega non sapeva che io stavo registrando la telefonata. Gli dissi: senti, correggete tutto per cortesia, perché siccome è sul web, mio zio che è in Canada lo legge e mi telefona, perché tutto il mondo sa che Walter Cavanna si è rifiutato anche di darci documenti. Anche senza del suo parente, in ogni caso, non era neanche giusto. Sì, sì, a parte che era completamente che falso. Che sul sito del comune si attestasse il falso e si accreditasse un'azione che in qualche modo poteva essere preordinata a punire chi aveva agito bene e a preordinare chissà quali altri imbroglio intrallazzi sostanzialmente. Dico, vi do io il tempo giusto per non far scadere i termini della guerra, sennò vi querelo tutti, senza problema. Non hanno fatto nulla, il verbale è rimasto là, si insediò il commissario di Spensa. Sì, perché tutto questo, allora, i fatti che lei ha raccontato sono di aprile 2018. Sì. Siamo nella fase finale dell'amministrazione Moscato. Perfetto. Mentre la parte iniziale che lei ha raccontato 2015. Prima era amministrazione Nicosia. Sì. Fino al 5 giugno, comunque. Perfetto. Fino al 10 giugno, sì, 2016, esatto. quando lei è stato trasferito. Sì, quindi, perfetto. Rispetto a questa vicenda, il primo atto che compie l'amministrazione Moscato è il suo trasferimento. Sì. Ma tutti i fatti erano già con una telefonata, prima, no, con l'amministrazione Nicosia. Sì, okay. Quindi praticamente non si fa niente, il verbale resta lì agli atti, io vado dal commissario di Spensa, che erano tutti e tre, anche l'altro che poi se ne andò prima, dopo un po' di tempo, gli dissi: guardate, c'è sul sito del comune un verbale che è falso, io ho la dimostrazione che è falso, vi prego di correggerlo, fare qualcosa. Di Spensa mi disse: allora forse non ci eravamo ancora presi un po' di caratteri. Mi disse: se lei ritiene che sia, faccia la denuncia. Dico: guarda, io l'ho già fatta in tempi non sospetti questa denuncia. Ah, va bene, d'accordo. Fini lì. Il verbale è rimasto lì. Il bando fu annullato. Io ho continuato a fare. E ovviamente pubblicamente il responsabile dell'annullamento. Diciamo che teoricamente ero io, perché non avevo fornito le carte. Perché non avevo fornito le carte. Sì. Che poi sarebbe una condotta molto grave. E le spiego. Suscettibile anche di rilevanza penale sotto vari profili, sì, al di là poi di quello che le è su successo. Su questo appunto, su questo discorso, c'è un particolare importante che le dico dopo. Passano gli anni. Marzo 2018, marzo-aprile 2018, io ero a casa in quel momento perché ero in malattia. Mi sono al campanello ed era un carissimo amico del commissariato. Dice: Walter, che fa, possiamo entrare? Dico: certo. Entrano, amico con il quale tra l'altro avevo lavorato in altre occasioni, tra polizia e via, polizia municipale, e lo vedo molto imbarazzato. Dice: ti devo notificare una cosa. Sì, per carità, che c'è? Mi notifica che ero sottoposto a indagine perché indagato per corruzione. Io per corruzione? Io che non mi faccio pagare un caffè dal dottor Di Natale, se non conosco fino alla settima generazione chi è il dottor Di Natale, e dico: ma stai scherzando? Mi fa: non mi mettere in difficoltà. Non sono stato zitto. Ho nominato il mio legale di fiducia, l'avvocato Daniele Scrofani, che devo ringraziare pubblicamente perché è riuscito a tenermi tranquillo. E dopo due giorni sono stato convocato con legale di fiducia presso la questura di Ragusa per essere sentito. Per essere interrogato, l'ho sentito. Le dico, grazie dottore, che quando mi sono seduto là per la prima volta ho capito cosa provano i cittadini dall'altra parte, perché io ho indossato una divisa, ho arrestato anche io tanta gente, in flagranza di reato o meno. Io mi sono sentito il peggiore dei delinquenti, dagli sguardi dei colleghi, che ripeto, sarà una cosa meccanica, però io là ero un corrotto. Anche il genere delle domande che capivo dovevano essere fatte, però mi urtavano tantissimo. Non riuscivo a capire perché io fossi stato indagato per corruzione. Alla fine mi fece una domanda il dottore Giaura. Mi disse: lei ha mai avuto denaro? Dico: no, mai, assolutamente. Un amico mi prestò 1.000 euro perché avevo un problema urgente, glielo ho restituito immediatamente. Ah, 1.000 euro, fa dottore Giaura, non sono nulla. Vado dall'ispettore, che era la seduta, quello che verbalizzava, gli dico: prestami 1.000 euro, che ti rugno domani, non è un problema. Ma se gli dico: dammi 90.000 euro, ah, ma state scherzando. Dico: ma voi prima di chiamarvi qui,
Ma avete visto chi era Walter Cavanna, se era impegnato nel soggiorno? Un attimo, se è possibile, no, giusto perché così non perdiamo il filo. Andiamo ai fatti. Quindi lei scopre che c'è questa indagine per corruzione nei suoi confronti perché lei avrebbe preso 90.000 euro da quell'imprenditore che nella ipotesi di graduatoria per l'assegnazione dei lotti figurava al primo posto. Quella procedura poi è azzerata, ma ciò era falso e ci spieghi questo. Sì, allora, quando poi... Io mi disse perché non ha voluto dare i documenti, ma guardi che io i documenti ho dato, qua c'è il verbale, dice che lei non le ha dati i documenti, prese il cellulare, gli fece ascoltare la telefonata e consegnare il CD-ROM con la telefonata, difatti si guardarono in faccia tutti quanti, dice c'è qualcosa che non funziona perché asserisce nella telefonata che io i documenti glieli ho dati. Dopodiché una domanda a bruciapelo, dice lei posso fare il nome della ditta? Sì, perché no? Lei in che rapporti è con Dominante? Mi spiego, c'è la ditta d'oro, do.ro, che è Dominante Rosario, al mercato. E faccio un inciso. La d'oro, sotto l'egida di dispensa ai commissari straordinari, nel nuovo bando, con gli stessi documenti che avevamo valutato noi prima, ha ottenuto il box. Per la regolarità dei documenti presentati allora, nella sua categoria, lui era il primo. Punto. Ok, ci si guardi che io tutti i giorni esco a fare la mercuriale alle 11, passo da tutti i box, ci vediamo, ciao, mi posso aver preso un caffè al bar come faccio con le altre 2700. Era falso che ci fosse stata questa consegna di soldi e qualunque altra forma di utilità. Sì. E allora chi aveva fatto questa denuncia? Quando poi mi è arrivato il decreto di proscioglimento per insussistenza del reato, che non mi soddisfa, dottore Natale, non mi soddisfa. Io voglio essere per non aver mai commesso il fatto, non per insussistenza del reato. Praticamente vado a ritirare il fascicolo con il mio avvocato e comincio a leggere. E vedo, leggo, che in una riunione apposita fatta da tre dirigenti c'era il collega che mi aveva sostituito. Allora, siccome sono atti pubblici, i dirigenti sono il dirigente dell'ufficio legale, c'era Angela il segretario Bruno, generale, il dirigente dello sviluppo economico Basile e il dirigente c'era Bruno, l'avvocato Bruno Basile e il segretario generale Antonello Fortuna. Fortuna, perfetto. No. Il collega, amo Dio Salvatore, dichiarò in quella riunione che Cavanna, il dottor Cavanna, aveva percepito 90.000 euro dalla ditta d'oro per non so cosa, e che in più girava con una Smart con il logo d'oro per le vie di Vittoria. Falso anche questo. Certo. Falso anche questo, perché il discorso della Smart, poi glielo racconto. Io ebbi un incidente con la mia macchina, 25 anni di macchina, il carrozziere se la tenne 3 mesi, andavo al mercato in bicicletta. Un mio carissimo amico del mercato mi disse: ma sei a piedi? Sì. Senti, ho 3 macchine in garage, la vuoi una? Mi prestò una Smart per 10 giorni, ma io prima di entrare su quella Smart feci l'accertamento del proprietario, volevo sapere che fosse. E comunque non era della d'oro. Assolutamente no, assolutamente no. Perfetto. Quindi io, sa, perché questo collega io tra l'altro lo stimavo, ci siamo, e ancora oggi io mi chiedo perché abbia fatto una dichiarazione del genere. Allora, dopodiché, una volta che io sono stato prosciolto per insussistenza del reato, ma perché sono stato prosciolto per insussistenza del reato? Perché, amo Dio, quando è stato interrogato, si è avvalso la facoltà di non rispondere. E questo che significa tutto? Una volta ha dichiarato che si è avvalso la facoltà di non rispondere, in un altro interrogatorio ha dichiarato di aver sentito, ha preso questa notizia da un membro della commissione. Però un attimo, mi scusi, distinguiamo le cose, perché è chiaro che la facoltà di avvalersi legittimissima della facoltà di non rispondere riguarda un indagato o un imputato, mentre comunque, almeno in riferimento alla sola vicenda che la riguardava come indagato per corruzione, la persona di cui parliamo era ovviamente una potenziale parte offesa o un testimone. Sì, lui venne sentito perché poi io denunciai. Solo che poi lui, anche lui diventa indagato, sì, e da indagato non risponde. Ma sì, rispetto alla denuncia che aveva fatto contro di lei, che cosa c'entra questo fatto? E guardi, me lo sono chiesto anche io, ma non solo quello. Se io sono stato corrotto dal dottor Di Natale, e c'è il nome e cognome del dottor Di Natale che mi ha corrotto, perché ascolti solo me? Perché non senti il signor Di Natale? Nessuno è stato sentito, dottore.
I tre dirigenti che hanno raccolto la dichiarazione, addirittura la dottoressa Bruno, l'avvocato Bruno, gli chiede: ma sei sicuro? Alla procura hai già comunicato questo? Dice: sì, tutti gli altri sono alla procura. Altra menzogna, non è vero. Lui non ha fatto nessuna denuncia. Quindi i tre dirigenti perché non sono stati sentiti? Boh. Cioè sono stato sentito solo io. Siccome tu ti avvali della facoltà di non rispondere, legittima, e un'altra volta dici che hai appreso la notizia da un membro della commissione, e nel mio proscioglimento il giudice, il GIP, dice che il testimone, quando apprende una notizia da terza persona, quest'ultima deve essere sentita. È stata sentita? No. Ma come si spiega queste anomalie intanto in sede giudiziaria? Ora poi parliamo di ciò che avveniva al comune, ma in sede giudiziaria è molto strano questo fatto, anche perché poi tutto questo sfocia nell'archiviazione, sì, nell'ambito del procedimento per calunnia contro, sì, colui che probabilmente, sì, l'ha calunniata, sì, con delle motivazioni molto strane e singolari. Ma stranissime, tra l'altro. Anche io, tramite il mio avvocato, alla fine procedo a querelare, oddio, per calunnia e diffamazione. Questo a marzo di quest'anno. Dopo qualche mese mi arriva la comunicazione di richiesta di archiviazione della calunnia perché non c'erano elementi per fare le indagini. Questo da parte del pubblico ministero Scollo. Sì, mi pare sì, è lui. Non c'erano ulteriori elementi per approfondire le indagini. Ma come non ci sono elementi? Scusate, vi sto dicendo che io sono corrotto. La Doro mi avrebbe corrotto. Tre funzionari, tre dirigenti pubblici ufficiali in questo momento, perché erano in servizio, fanno una comunicazione dalla quale scaturisce la mia indagine, l'indagine su di me per corruzione, e non ci sono elementi per capire se costui ha mentito o non ha mentito. Facciamo un'opposizione lunghissima che lei ha letto, dettagliata, in cui l'avvocato dice: dovreste sentire Tizio, Caio, Filone. Aspettiamo il 17 giugno di quest'anno, c'è l'udienza, i due avvocati, la Camera di Consiglio, la Camera di Consiglio, i due avvocati esprimono i loro convincimenti. Io ho partecipato restando in silenzio, ho sentito solo quello che hanno detto e me ne va, cioè, finisce lì, se mi riservo di decidere. Fine agosto di quest'anno il procedimento viene archiviato perché giuste le motivazioni del precedente PM che diceva che non c'erano elementi per niente, e cita la comunicazione dei dirigenti dalla quale è scaturita l'indagine su di me, dicendo che era una riunione informale e che nulla aveva a che vedere con quello che stava succedendo. Scusate, intanto la riunione non era informale, ma era stata convocata per discutere la lettera mia. La commissione giudicatrice che si riunisce nella stanza del responsabile dell'ufficio legale del comune di Vittoria. Non era, c'era il dirigente, sì, c'era il presidente che era l'avvocato Fortuna e il segretario verbalizzante, ma erano lì riuniti per discutere, c'è scritto in quella carta, per discutere la mia lettera di reclamo sui fatti come erano andati, cioè erano le mie considerazioni sul fatto che era tutto sbagliato quello che stavano facendo. Non era una riunione informale, era una riunione formale. E c'erano. Ammesso che possa valere qualcosa ai fini della sussistenza di un reato di corruzione. No, formalità e informalità non c'entra proprio niente. È un pubblico ufficiale, non c'entra proprio niente. Una denuncia. Ma voglio dire, ma perché non è stato sentito nessuno? Perché a meno che non siano stati sentiti, ma nel mio fascicolo non c'è nulla, avrei dovuto averla qualche cosa, sentito Tizio ha dichiarato che Cavanna non c'entra o meno. Dottore, io ho vissuto 3 anni di incubi, di notti insonni. Io grazie alla mia famiglia, ai miei figli e ai 4 amici seri che ho, che mi hanno detto, guarda, qualsiasi cosa, ma tu una cosa del genere non la faresti mai. Io quando uscivo in via Corno mi sentivo guardato, perché sul giornale sono finito. Non è che non siamo finiti sui giornali. La cosa importante che mi ricordo di dirle, quando io dichiarai che tutto era conservato all'interno dell'armadio, dell'ufficio, della direzione mercati e non c'erano state manomissioni, la procura effettuò il sequestro degli atti, mi chiamarono perché ero titolato ad assistere e mi rilasciarono il verbale di sequestro. E il funzionario di PS scrisse che i documenti si trovavano esattamente nel posto in cui aveva indicato Cavanna ed erano a disposizione di Amoddio. Pertanto si sequestrano perché si vuole capire per quale motivo non è andato a buon fine la riapertura del bando del concorso. Qualcuno si è interessato su questo?
Perché non hanno esitato? Allora, chiarissimo, cerchiamo allora, intanto, cioè, grazie così per questa esposizione abbastanza chiara, spero che sia risultato tale anche a chi ci abbia seguito, anche non avendo potuto ovviamente leggere la documentazione che lei conosce bene e che anche io e la nostra redazione ovviamente ha attentamente analizzato. Allora, cerchiamo di capire, c'è una procedura per l'aggiudicazione dei box al mercato ortofrutticolo, sì. Lei è responsabile del procedimento, segretario verbalizzante, fa il suo lavoro, ce lo consegna, dopodiché lei viene bloccato con quelle situazioni abbastanza strane, cioè sì. Non coerenti, no? Che sì. Sono state addotte. Poi scopre di essere stato denunciato per corruzione e inoltre scopre che addirittura in un atto pubblico, cioè all'albo pretorio sì. Digitale del comune, è stato redatto un verbale in cui falsamente si attesta sì. Che lei non ha consegnato le carte sì. E che quindi quando il comune era costretto dal TAR a riaprire il bando, perché era assurda quella sì. Chiusura senza una motivazione, non poteva farlo per colpa sua. Sì, perché tutto ciò era falso e risultato falso. Certo, lei è stato anche molto bravo, almeno per esempio, ad avere, come dire, la prova, no, dell'ammissione da parte del funzionario che falsamente ha attestato alcune cose e che poi falsamente e calunniosamente lo ha denunciato, sì. In cui invece ammetteva la verità nella telefonata sì. Che lei ha registrato. Le indagini che sono state fatte hanno accertato, no, l'assoluta verità sì. Di quanto da lei dichiarato e comunque la limpidezza degli atti da lei compiuti. Rimane questo mistero assurdo che il comune di Vittoria senza una motivazione blocca un procedimento quando è costretto a riaprirlo. Fu bloccato perché sono andati in crisi per quelle telefonate. No, io dico sì. Sul piano dei fatti sì, sì, ma dico senza una motivazione giuridica plausibile, logica e corretta blocca un procedimento. Saremmo potuti andare avanti tranquillamente. E tutto sarebbe finito lì. Sì. Se nonché, siccome tutto non finisce lì perché ci sono stati dei ricorrenti che hanno ottenuto dal TAR la riapertura sì. Del bando, a questo punto a lei chiedono di consegnare le carte e lei le consegna. Sì. Poi a lei chiedono di attestare l'integrità di queste carte e lei gliela attesta. Poi però chi sa tutto questo, chi ha preso le carte, falsamente scrive in un verbale con i responsabili, con i vertici amministrativi del comune, che lei questa carta non le ha volute consegnare e a causa di questo non può essere proseguito sì, il procedimento. Sì. In più, falsamente la denunciano per corruzione, per episodi mai avvenuti, e tutto questo si accerta e va, come dire, a compimento. Sì. Se non che quando lei giustamente ha chiesto conto e ragione, no, del perché le fosse successo tutto questo, partendo ovviamente dall'aspetto più eclatante, il reato di calunnia, certamente commesso sì. Da qualcuno, peraltro si sa anche da chi, per avere determinato tutto ciò, non riesce ad avere giustizia. No. Io vorrei che lei ci spiegasse i dettagli di questa motivazione di archiviazione del procedimento nei confronti del suo calunniatore. Dottore, è stato archiviato perché il GIP, chi ha fatto le indagini, dice che essendosi avvalso della facoltà di non rispondere legittima, non ci sono stati elementi per poter procedere alle indagini. Ma era l'unico soggetto dell'umanità? No, ma tra l'altro quando non c'erano altri tra l'altro, per dottore, quando lui dichiara nella seconda dichiarazione, dice che l'ha saputo da un membro della commissione precedente, e non è che eravamo 3.000 nella commissione, 3 eravamo. Li hai sentiti i membri della commissione? Non mi risulta. Cioè, tu hai nome, cognome, la dittadoro è stata sentita. Ma io voglio però aggiungere un'altra considerazione. Allora, soffermiamoci sui vari sì. Elementi di questo provvedimento di archiviazione disposto dal sì. GIP, infarinato su richiesta sì. Del PM Scollo. Allora, una motivazione è, siccome il presunto calunniatore, essendosi avvalso come indagato della facoltà di non rispondere, non ha più confermato di avere detto quelle cose che sarebbero calunniose, sì. Noi ci dobbiamo fermare. Ma è un modo molto strano questo di procedere, perché il fatto che da indagato si sia avvalso della facoltà di non rispondere non è che significa che sia cambiato nulla rispetto all'atto da lui compiuto, cioè certo. La denuncia nei suoi confronti per corruzione era avvenuta, era nelle carte, non l'ha smentita, anche se non l'ha confermata, ma nell'esercizio di un'altra facoltà che non ha nessun rilievo. E comunque, nel suo silenzio, io sto cercando di capire sì, se siamo sì, in punto di verità, per come così sì, la si possa un po' raccontare pubblicamente a tutti.
Questo nulla avrebbe impedito, nel suo silenzio, di esperire i normalissimi altri mezzi ordinari di prova, no? Certo. Per esempio, lo stesso GIP scrive, anche questa stranezza gliela vorrei un po', vorrei che la commentasse, scrive che lui ad ottobre, ormai indagato, si avvale della facoltà di non rispondere, ma ad agosto, quando la Guardia di Finanza lo interroga, non gli fa la domanda, sì. Non glielo chiede. E tutto questo è insanabile, sì. È irrimediabile, sì, sì. Cioè deve fare arrestare la giustizia dinanzi ad una vicenda così eclatante, ma così evidente, cioè così anche offensiva rispetto ad un banale sentimento di giustizia diffusa. Sì, ma dottore, io difatti mi sono chiesto e continuo a chiedermi perché sia andata così questa cosa, se ci sono, io credo, io ho una fiducia enorme nella giustizia, dottore, sia per il lavoro che facevo prima, sia perché se non si ha fiducia in qualcosa, allora possiamo direttamente chiudere la porta e chiuderci dentro. Io ho un'enorme fiducia nella giustizia, però non so se definirla superficiale, non lo so se mi posso permettere di definirla superficiale, ma è sicuramente è lacunosa la cosa, perché gli elementi ci sono. Se io sono stato corrotto, lo vuoi sentire il mio corruttore che è stato nominato, è stato citato, non è stato sentito nessuno. Ma a parte questo, questo attiene già alla prima fase, sì. Ma alla fase, andiamo alla fase della calunnia, no? Sì. Quando l'autore della denuncia per corruzione nei suoi confronti, laddove si sarebbe consumato un reato di calunnia, non lo vuole confermare, sì. A parte il fatto che non c'è alcun bisogno, è lì, sì. E agli atti, cioè, sì. A fare i suoi secondo da tre pubblici ufficiali. Ma in ogni caso è contenuto in un verbale in cui ci sono tre pubblici ufficiali, tre altissimi dirigenti, sì. Del comune. Perché nessuno si prende la briga di sentirli? Non lo so. Ma veramente una brutta sensazione che il cittadino ne ricava. Ma difatti, perché noi apprezziamo, dottore, come dire, oggi, l'eufemismo, no. Delle sue parole, cioè addirittura lei chiede ma chissà se posso usare la parola negligenza o superficialità, ma chiunque ci stia ascoltando pensa a ben altro e a tutt'altro e a cose anche molto più gravi, sì, dottore, perché logicamente è così. Ma io ho pensato a lei perché in questi giorni, per un motivo molto semplice, perché che cosa devo dire ai miei figli? Io li ho sempre cresciuti con onestà, correttezza, dicendogli, facendogli capire cosa è giusto e cosa è sbagliato. Che cosa devo dire io? Che non sono riuscito nemmeno a fare una querela, avere soddisfazione. Io voglio che mi si chieda scusa. Non sono riuscito nemmeno ad avere la soddisfazione dopo aver passato 3 anni terribili a casa mia. Io che, ripeto, posso essere, come dicono a Vittoria, tinto per tutti i roti, ma dal punto di vista della correttezza professionale non mi si può dire assolutamente nulla. Io ho cresciuto i miei figli così. Che gli devo dire? Che se un cittadino non è previgente come me, che fa denuncia, fa chillo e fa l'altro, se non si tutela preventivamente e cade nelle maglie della giustizia, se io non avessi registrato quella telefonata, dottore, oggi avrei serie difficoltà a uscire da questo pantano. Certo. E questa è la giustizia, così funziona. Peraltro poi sì, a volte si parla in maniera un po' generale anche del nostro sistema giudiziario, spesso ci si appella per chi dovesse essere anche ingiustamente vittima di giustizia quando si è indagati o imputati, ci sono 3 gradi di giudizio, ma in questo caso non ci sono affatto, perché lei è la parte offesa che giustamente non si dà pace di questa assurda, sì, sì. Archiviazione. Molti mi hanno detto lascia perdere. E contro un'archiviazione non c'è niente da fare, perché lei avrebbe potuto ricorrere in Cassazione, ma solo per violazione del contraddittorio, sì, non, sì. È che si può rientrare nel merito oppure giustamente fare le obiezioni, ma se non avete, sì. Fatto le indagini, cioè non può essere questa una giustificazione dell'archiviare, quindi avreste dovuto fare le indagini rimediate, sì. Ma lei questo non lo può fare perché l'ordinamento giudiziario questo non lo consente, sì. Cioè io ci penso, perché ripeto, ho fatto 40 anni di lavoro, 25 nella polizia, poi tutto il resto, io ci penso, perché dico ma poi questo collega, tra l'altro, sapeva perfettamente che per quel bando, quello del 2015, io mi ero mosso già autonomamente. Lo sapeva perché lo stavamo, gli avevo raccontato. Quindi tu sai che io avevo già fatto qualcosa per quel bando, avevo già informato l'autorità giudiziaria di quello che era accaduto. Perché cioè, il tassello che mi manca,
perché hai dichiarato che io ho percepito 90.000 euro dalla ditta d'oro? Cioè perché? Questa denuncia all'autorità giudiziaria lei la fece, mi pare, a dicembre 2015. Dicembre 2015, da solo, mi presi la macchina. Prima che la commissione di Vittoria si dimettesse, sì, e prima che emergesse almeno pubblicamente, sì, l'azzeramento e l'abbandono di quella procedura, un abbandono, sì, arbitrario, peraltro, sì, senza una motivazione giuridica, tant'è che poi hanno cercato di crocifiggere ingiustamente lei per farne il colpevole dell'azzeramento di quella procedura. Però siccome chiaramente la vicenda sfiora anche tanti aspetti, sì, anche della gestione della cosa pubblica, e siccome lei comunque è una persona che conosce la realtà, anche quella di Vittoria, adesso ci aiuti anche con qualche sua riflessione che vada al di là dei fatti che ci ha esposto, a capire alcune cose. Dunque, ma il movente di tutto ciò cosa può essere stato? Cioè l'amministrazione in carica in quel momento, che era l'amministrazione Nicosia, come dire, ha voluto evitare che vincitore, almeno tra i vincitori, tra i sei vincitori, addirittura il primo, fosse la ditta d'oro, laddove la do sta per dominante, sì, ma da una parte c'è un tale dominante che è stato condannato a due ergastoli e dall'altra c'è un parente, nipote, sì, incensurato, che si chiama dominante, ma che ovviamente risponde dei suoi atti. Ma rispetto a questo non è che l'opportunità politica può passare sopra il diritto e l'accertamento dei fatti, ma dico, è quello il momento, ce ne sono altri? Dottore, io mi sono fatto tantissime domande, mi consenta di sorvolare, perché io, ripeto, sono andato a denunciare a degli amici, ok? Alla dottoressa Sincero, allora. Non è successo niente, non è successo niente. Io ho fornito materiale probatorio, telefonate, registrazione ambientale, non è successo niente. Quindi per questo io a questo punto, quando mi sono visto indagato per corruzione, ho pensato a una macchina enorme che si stava muovendo, io mi sono sentito minuscolo, però siccome, come vedo, ho le spalle grosse, non retrocedo davanti a determinate cose, mi sono impuntato. A me la cosa che fa più male è che io abbia querelato chi mi ha diffamato, mi ha calunniato, e non è successo niente. Prima richiesta di archiviazione, opposizione, archiviata per ogni... archiviata. Non c'erano discussioni. Scusate, ma se io domani dico che Tizio ha incassato 90.000 dollari, 90.000 euro ed è stato corrotto... Ma non solo lo dice, lo va a denunciare alla autorità giudiziaria, perché in questo perché si consiglia un reato di calunnia. Io lo dico a tre pubblici ufficiali, cioè, che hanno l'obbligo di mandare la segnalazione. In quel momento, perfetto, non basta dirlo. Faccio questo. Tu vieni indagato, avvocato, stress, ansia, notti insonni e tutto il resto, dopo io dico, guardi, non mi ricordo, mi avvalgo la facoltà di non rispondere. E abbiamo scherzato? Ma funziona così? No, è un assurdo, è veramente un assurdo. Funziona così? Un assurdo imbarazzante. Vabbè che poi parliamo di un livello degli atti, per cui ecco, già c'è un momento così pubblico, ne stiamo parlando, grazie, sì, anche per la sua iniziativa. Lo diciamo perché noi ovviamente coltiviamo anche i sentimenti di giustizia e di affidamento e di fiducia nella giustizia. E quindi laddove ci sono cose che non ci convincono bisogna segnalarne e farne oggetto di conoscenza pubblica al massimo livello possibile. Quindi la ringraziamo per questo. Ma in ogni caso, nelle pieghe, no, di tante vicende che si consumano anche nelle periferie, sì, della fisiologia della giurisdizione, qua non c'è uno che è stato condannato in modo ingiusto, in maniera eclatante, per cui magari si possa gridare allo scandalo, sì, magari tutti abbiamo in mente il caso Tortora, no? Dico, sì, è facile capirlo subito, ma poi ci sono, cioè, tanti rivoli, tante pieghe, cioè, tanti ambiti che non emergono alla visibilità, che non sono mai illuminati, in cui succedono cose molto strane. Dottore, io me ne sono andato in pensione con 3 anni d'anticipo. Ho perso un bel po' di soldini di pensione, perché per me l'ambiente in comune era diventato pesante, l'aria era pesante, perché non riuscivo più a stare là dentro, perché poi quando io ho visto... Ma chi la risarcirà di questo? Non lo so, non lo so, non ne ho idea, vorrei che mi si chiedesse scusa. Vorrei che mi si ma neanche questo, pubblica... ma neanche so, questo ma chi di dovere vuole fare? No, cioè non esiste, non è nella maniera, vorrei che mi si chiedesse scusa, perché io ho passato 2 anni e mezzo brutti, che non auguro nemmeno il mio peggior nemico. Anche perché poi qui esco, diciamo, dalla vicenda specifica, sì, che la riguarda, anche se è molto importante e molto grave, anche sul piano umano, per quello che lei ingiustamente ha patito e per quello che ancora oggi non le viene riconosciuto anche in termini morali, no? Sì. Ma a parte questo, c'è anche, come dire, un approccio che il cittadino di Vittoria comune, ma non solo di Vittoria, possa avere rispetto al fatto,
ci fu questo comune che in maniera bizzarra agì così, ma supponiamo che lo facesse a fin di bene, no? Magari riteneva che fosse un male da evitare, che questo primo box del mercato venisse aggiudicato a questa impresa, ma era talmente assurdo in uno stato di diritto, era talmente insostenibile e impraticabile che comunque quell'effetto non si è potuto evitare. Sì. E a non poterlo evitare è stato, cioè come dire, nemesi della storia, quell'amministrazione straordinaria insediata sì. dallo Stato. Cioè, Sua Eccellenza il prefetto di Spezia. Ha dovuto dare l'affidamento di quel box esattamente a quella stessa impresa. Con le stesse carte che avevamo valutato perché prima. Perché in uno Stato di diritto sì. è così e non sì, può che essere sì, così. Esatto, è esatto. molto grave questa esatto. vicenda sul piano del significato. Cioè. Esatto. Ma io spero che... No, allora, questa, la prima vicenda, non so se ancora... Mi pare strano, perché siamo passati troppi anni a questo punto, sia ancora sotto un filone di indagine o meno. Però, onestamente mi chiedo, la Corte dei Conti, il danno erariale che è stato certo. creato, nessuno lo ha valutato di questi dottori che hanno valutato questa mia querela denuncia, perché? Se i box non sono stati assegnati entro il termine di dicembre e per 3 anni sono rimasti vuoti. 1.000 euro d'affitto al mese per 3 anni, per 3 box, per 6 box, fanno 72.000 euro l'anno, sono 200 e passa 1.000 euro di perdita. Gli introiti di queste ditte, erano ditte che fatturavano da 2 milioni a 6 milioni l'anno, non li hanno potuti fatturare perché non hanno avuto il box. Questi danni chi li paga? E poi c'è un fatto, ecco, sì, siamo in conclusione, sì. così magari se lei ha da fare le ultime riflessioni lo facciamo così in questo ultimo spazio. E poi c'è comunque un aspetto di carattere generale che è molto inquietante. Abbiamo capito quali erano i termini della vicenda in campo, sì. ma rimane un dato che al di là di ciò che abbia determinato questa vicenda è di una gravità inaudita, cioè un pubblico funzionario, un pubblico operatore, quale in questo caso è stato lei, adesso ormai è in quiescenza, non si è piegato ad accomodamenti, adattamenti, al di là di quale fosse il loro tenore, comunque non si è piegato ad atti che non si potevano compiere negli obblighi di imparzialità sì. della pubblica amministrazione, e per questo lei è stato criminalizzato, calunniato, sì. con tutte le altre conseguenze del caso, e non ha potuto avere giustizia, perché al di là del pronunciamento poi che abbiamo già eccepito dell'autorità giudiziaria, sì. molto strano, anomalo e singolare, c'è però una condotta, diciamo, diffusa all'interno di alcune posizioni anche di vertice dell'amministrazione comunale che comunque hanno consentito tutto ciò e rispetto a cui sono state anche abbastanza strumentali, perché quel verbale come nasce se non, come dire, dentro un contenitore approntato per l'occasione? Ma non solo, io le faccio una domanda, siccome lei è addentro alla vicenda di giudiziaria e ne conosce bene, io ero il segretario verbalizzante, giusto? Che potere ha il segretario verbalizzante in una commissione? Nessuno. Deve certificare, basta. Io scrivo quello che la commissione mi ha detto, che poi il verbale firma la commissione dopo averlo letto. E perché dovevano corrompere me allora nella commissione? Perché dovevano darli a me questi soldi? Che potere avrei avuto io? Certo. Di falsare l'andamento della gara quando ogni punteggio era previsto dal regolamento, tanti dipendenti, tanto punteggio, tanto quello. Cioè, perché dovevano corrompere me? Allora, una lettura che anche chi ci segue da casa così superficialmente, sommariamente può dare è che sia stata una ritorsione contro di lei e un tentativo di confondere le acque per minarne la credibilità anche come test nel momento in cui lei aveva denunciato già quello che aveva denunciato. Ma non lo sapeva nessuno. Quando seppero gli altri della sua denuncia di dicembre 2015? Quando sono stato interrogato al commissariato io per la mia vicenda, perché quando mi disse, ma lei con il rapportiere condominante, scusate, ma io che cavolo ci sono andato a fare alla DDA di Catania? Però poi c'è una tempistica anche abbastanza singolare, no? Perché quando lei, cioè, vede che sul sito del comune c'è quel verbale che sì. falsamente la presenta sì. in quel sì. modo, lei che cosa fa? Una nota al comune e per conoscenza sì. alla procura. Il 24 di luglio del sì. 2018, esatto. sì, è così? Sì, bene. Sì, perfetto. Il giorno dopo, quindi sono stati velocissimi e tempestivi, si tiene quella riunione si di vertice sì. con i 3 dirigenti del comune. Che non è una riunione informale, che ripeto, non c'entra certo, niente. Con i 3 dirigenti del comune e quel verbale che sostanzialmente la calunnia. Sì. Ma era così semplice fare le indagini, mi riferisco qui all'ultimo filone della vicenda, ma era veramente un gioco da ragazzi, no? Ma ripeto, io ho indossato una divisa, le facevo anche io le indagini. Non glielo so dire, dottore, mi creda, cioè io l'unico tassello che mi manca è
perché sia io incappato in questo discorso? Perché sono incappato lì? Eppure lo sapevano che io mordo se vengo attaccato in un certo modo, cioè non mi tiro indietro davanti a niente. Lo sapevano, cioè lo sanno che tipo sono. Io il mio mestiere l'ho sempre fatto con onore. Lo sanno che io sono un tipo che non ritorna indietro. Perché hanno detto che io ho percepito, ha percepito 90 mila, ma me li hai visti incassare questi soldi tu? Io rido sempre pensando a mio figlio che mi sa, papà, ma io non li ho mai visti questi soldi in casa, ma dove li hai messi? Al di là delle battute ora. Allora, il primo pezzo di storia si consuma con la sindacatura Nicosia, sì. Ma è una vicenda che coinvolge solo i vertici amministrativi o a suo avviso, non so, il sindaco era a conoscenza di questi fatti? Direi qualcosa di cui non sono a conoscenza, cioè non ho la certezza, quindi non lo posso dire, non lo so. Non lo so, onestamente. E invece che impressione ha avuto della condotta del successore Moscato, visto che il primo atto e forse anche l'unico è che appena si insedia comunque la sposta, allora, dalla direzione mercatica? Io so una cosa, lei valuta le persone, giusto? Le pesa, soprattutto se le frequenta da tanto, capisce quando pesa una persona o un'altra. Io con Giovanni Moscato avevo un buon rapporto e anche lui sapeva della mia denuncia ed è stato corretto non averla sfruttata in periodo elettorale. Tu sei stato informato di tutto quello che stava succedendo, della comunicazione che stavano mandando, ma ti sei chiesto, scusa un momento, Walter non è tipo da fare queste cose, un attimo, fermiamoci un attimo, se l'avessi saputo io gli avrei detto fatemi la cortesia, mandatela immediatamente in procura perché voglio sapere cosa è successo, ma l'hanno fatto di nascosto e per 2 anni. Ciao Walter, questa è la cosa. Però Moscato più... non l'ha trasferita con questa motivazione. No, Moscato mi ha detto alzati da lì e vieni a lavorare qua, la perché l'informatica sta andando a rotoli in comune. Siccome io ero l'amministratore di sistema del comune, quindi può essere anche irreprensibile. Avevo due ruoli. Può essere irreprensibile questa condotta, sì, diciamo, sì, di Moscato. Oddio, che io sia stato trasferito con una telefonata non è formale. Ma è un altro discorso. Normalmente io sono stato trasferito quindi al mercato con un ordine di servizio. Quindi a livello di quei dirigenti amministrativi coinvolti nella vicenda sicuramente. È così. Bene, abbiamo esaurito il tempo, ma è stato molto interessante ascoltarla. Un pensiero finale. Io voglio ringraziarla pubblicamente. No, siamo qui per questo. Perché mi avete dato la possibilità di sfogarmi e spero che qualcuno mi venga a chiedere scusa. Perché, come ha detto lei giustamente, la mia querela è stata archiviata. Posso tentare la causa civile, per carità divina, non me lo toglie nessuno questo. Ci sto pensando onestamente. E ho tutte le carte a posto anche per andare a vincere. Non so se ne vedrò l'esito per come vanno le cose qua in Italia con i procedimenti civili, ma ne godranno i miei nipoti, i miei figli. A questo punto qualcuno dovrà godere qualcosa. La soddisfazione la voglio. Voglio la soddisfazione. Che mi si chieda scusa pubblicamente. Bene, grazie a Walter Cavanna che ci ha raccontato la sua storia. Oggi in quiescenza è un ex ispettore di polizia locale e, per la vicenda che ci ha raccontato, all'epoca dei fatti responsabile della direzione mercati del comune di Vittoria. Una vicenda complessa ma anche abbastanza chiara un po' nella sua essenza, nel suo significato, una vicenda che chiama in causa sicuramente comportamenti molto discutibili del comune di Vittoria a livello di alcuni suoi vertici amministrativi sicuramente e anche l'amministrazione della giustizia, che in maniera veramente abbastanza strana, sorprendente, anomala, poco convincente, decide di archiviare un procedimento per calunnia a fronte di fatti molto gravi e comprovati con la motivazione che non è stato possibile accertarli quando la sensazione è che nella migliore delle ipotesi non li si sia voluti accertare. Bene, grazie a Walter Cavanna, grazie a quanti ci hanno seguito e prossimo appuntamento come sempre con Fatti e Opinioni.